Bene, con soddisfazione nel mese di marzo riusciamo a fare una programmazione delle politiche sociali, delle politiche sociosanitarie per la Regione Ligure nell'anno 2014. In tempi piuttosto rapidi siamo riusciti a concordare con lo Stato il riparto dei fondi nazionali e quindi, avendo approvato poi il nostro bilancio nel mese di dicembre, siamo in grado di dire perfettamente ai comuni quale sarà la ricaduta delle risorse nazionali e regionali sui loro bilanci, quindi potranno fare una previsione di spesa più attendibile. Questo è molto importante per la programmazione dei servizi e per non rincorrere la spesa durante l'anno o essere costretti ad andare a dodicesimi. Sulle politiche sociali, tra stanziamento nazionale e stanziamento regionale, noi abbiamo 24.381.000 euro che andranno in gran parte distribuiti ai comuni. 19 milioni è il fondo distribuito ai distretti e agli ambiti territoriali come fondo sociale indistinto. Poi ci sono 5 milioni circa di progetti a rilevanza regionale, ma che hanno sempre ricaduta sul territorio e in gran parte ricadono proprio sempre sui comuni, ma hanno una finalizzazione precisa. Questo per una scelta del mio assessorato molto decisa di voler intervenire molto sulla programmazione, sulle linee guida, sulla normativa, ma di non essere ente invece gestore, ma valorizzare la programmazione territoriale. Il fondo nazionale è meno capiente di quello dello scorso anno, 7 milioni e 9 a confronto dei 9 milioni dello scorso anno. Questo ovviamente è un elemento di protesta e di discussione ancora sul piano nazionale e speriamo di riuscire durante l'anno a recuperare qualche risorsa in più. Altro tema molto importante è quello della non autosufficienza. Qui invece abbiamo qualche novità positiva perché le risorse nazionali sono aumentate. Noi il nostro impegno come regione lo abbiamo mantenuto e quindi per il 2014 ci potranno essere, diciamo, più risorse a disposizione della non autosufficienza, ma soprattutto dei gravissimi ai quali è vincolata una parte della spesa stessa. In particolare abbiamo 34.704 in totale sulla non autosufficienza, di cui una parte per coprire il nostro tradizionale fondo per la non autosufficienza che da anni la Regione Liguria porta avanti come progetto, dall'altra per intervenire sulla SLA e sui disabili gravissimi e con una quota anche aggiuntiva per sperimentare la dote di cura, cioè un nuovo sistema di presa in carico integrato socio-sanitario, con una parte appunto di interventi sociali e una parte di interventi sanitari per sostenere la domiciliarità e il sostegno appunto delle persone, evitando i ricoveri in struttura. E poi riusciremo ancora, seppur cambiando nelle regole, cercando di avere anche una linea un pochino più rigorosa che in passato, un fondo di solidarietà per le gravissime disabilità che stimiamo per 19 milioni nell'anno per intervenire a pagare le quote sociali delle rette in struttura per i disabili, i malati psichiatrici, per quelle categorie che dovrebbero affrontare con la loro compartecipazione la spesa di questa quota o in carenza di risorse proprie ai comuni, ma sapendo che le persone sono in grande difficoltà e che i comuni hanno poche risorse, la regione in via sussidiaria aiuta queste famiglie. Quindi io insomma dico il momento è critico, i bisogni sono molti, ma stiamo riuscendo a mettere in campo risorse anche aggiuntive, ma soprattutto modalità di lavoro innovative in cui sanità e sociale cercano di più di integrarsi, di lavorare insieme e di non fare doppioni di intervento.